Sono Danilo Spada, neuroscienziato, e che nello specifico mi preoccupo delle relazioni tra mente e corpo. La scienza, da un lato la psicologia, se vogliamo, e dall'altra la scienza neurofisiologica, se ne sono molto ben unite negli ultimi decenni e sono rivolte essenzialmente da un lato alla ricerca e dall'altro alla sperimentazione nel contesto clinico. Le demenze sono un problema enorme e assolutamente in crescita, quindi bisogna trovare delle soluzioni di intervento sostanzialmente. La cosa interessante è che in questo progetto Brain Art stiamo cercando soluzioni da un lato per capire meglio il problema e dall'altro per poter intervenire e essere utili sostanzialmente alle comunità, tanto alle comunità scientifiche quanto alla comunità civile tutta. Soluzione, come dire, che viene definita innovativa, ma che in realtà è, mi verrebbe quasi da dire, primitiva, senza dubbio ancestrale negli esseri umani, è l'arte, e in particolare l'arte performativa. Non per niente Brain Art, titolo di tutto questo bellissimo, interessantissimo progetto europeo. Attraverso l'arte performativa si stimola tanto da un punto di vista motorio quanto da un punto di vista cognitivo, quindi dei processi mentali, delle emozioni, della memoria, delle relazioni sociali, tutte, si interviene e si procede in questo nostro percorso di comprensione di che cosa sia l'essere umano e di quanto abbiamo bisogno di tornare a capire che la comunità viene prima di tutto e l'arte ci aiuta tanto.